Chopper Comics, nell'ambito del secondo e più recente Marvel Now, rilancio della Casa delle Idee che ha proposto tante nuove serie, alcune riuscite, alcune meno e così via, c'è stato anche il rilancio di Occhio di Falco. Ecco qui il primo volume pubblicato da Panini Comics. Come potete notare, nella serie più recente di Occhio di Falco, la protagonista assoluta è Katie Bishop, la seconda incarnazione al femminile del supereroe Marvel, non è Clint Barton evidentemente, che è già stata coprotagonista, se vogliamo, della grandissima e apprezzatissima e anche premiata serie Occhio di Falco del primo Marvel Now, quella scritta da Matt Fraction, disegnata da David Aja e altri autori, fra i quali anche Francesco Francavilla. Ecco, quella serie è stupenda. Poi è arrivata una miniserie di 12 numeri, se non sbaglio, scritta da Jeff Lemire, disegnata da Ramon K. Perez. E poi arriva questa. Ecco, una serie bellissima come punto di partenza, una miniserie meno riuscita come secondo step, e come terzo abbiamo questo rilancio. Ecco, questa serie sembra essere, almeno nel suo primo volume, che raccoglie i primi 6 numeri della serie americana, molto figlia di quel primo Occhio di Falco di Fraction, e allo stesso tempo risente anche di quella di quel rilancio di personaggi femminili, di quell'arrivo anche di autrici di sesso femminile, ovviamente, che ha prodotto risultati incredibili come Miss Marvel, ma anche Squirrel Girl, che nel suo essere una serie molto di nicchia è secondo me riuscitissima ed è bellissima, viene letta molto poco immagino in Italia, ma veramente una bella proposta. Quindi abbiamo quel modo di fare fumetto molto sui generis, molto anticonvenzionale, molto autoironico del Occhio di Falco di Fraction, e anche questo piglio femminista, vogliamo chiamarlo così senza far storcere il naso a nessuno, sì, perché bisogna essere femministi, bisogna dare spazio ai personaggi femminili e agli scrittori, alle scrittrici, come Kelly Thompson, che è la sceneggiatrice di questa nuova serie di Occhio di Falco. Quindi bene, 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 non sapevo cosa aspettarmi, sinceramente, ero un po' titubante, e invece i primi 6 numeri di Occhio di Falco del secondo Marvel Now, con protagonista Katie Bishop, mi sono piaciuti più di quanto potessi aspettarmi, anche se credo che ci debba essere ancora una crescita nel secondo volume, un salto per distaccarsi un po' da quell'essere un po' derivativi rispetto ai titoli che vi ho citato prima, e per diventare più indipendenti, avere un piglio più originale. Però al di là di questo, punti di ancoraggio, questo è il titolo, e anche quando vedrete cos'è il punto d'ancoraggio per Katie, sarà un bel colpo di scena, una trovata molto originale, molto umana. Vede Katie Bishop tornare in California, era già stata durante l'Occhio di Falco di Fraction. Perché? Perché vuole trovare suo padre perduto, suo padre ricchissimo, lei viene da una famiglia molto ricca, che ha, in un certo senso, si è messa alle spalle per decidere lei della sua vita. Cosa fa? Fa una mossa anche alla Jessica Jones, se vogliamo. Jessica Jones torna in questo volume così come è tornata nel Marvel Now, abbiamo parlato del primo volume pochi giorni fa, e quindi anche fa un team up con questo Occhio di Falco, e apre un'agenzia investigativa, diventa un'investigatrice privata senza licenza e decide di provare ad aiutare gli altri, così gestendo la sua vita a metà tra l'essere una supereroina e a metà tra l'essere una investigatrice. Quindi anche qui c'è un taglio un po' derivativo nei confronti di Alias di Brian Michael Bendis e delle altre storie di Jessica Jones che sarebbero arrivate negli anni seguenti, sì, ma al di là di tutte queste idee che si mescolano in un calderone, il risultato è una minestra saporita, è abbastanza originale, anche abbastanza speziata, perché c'è sale, c'è pepe in questa storia. Il personaggio funziona tantissimo perché è scapestrata, non è una supereroina alla Capitan America, anche se Capitan America oggi non è che sia il migliore degli esempi, però non è una supereroina professionista, è una ragazza che prova a farcela, che sa lanciare frecce molto bene, però non ha superpoteri, e che è incasinata, non
ha problemi, ha una vita familiare complicata, ha dei trascorsi abbastanza tragici, anche sentimentali. È un po' una ragazza interrotta, una ragazza in sospeso, che conoscerà anche altri ragazzi come lei, quindi c'è una contestualizzazione dei personaggi corale molto coerente con quello che oggi sono queste generazioni di ventenni sostanzialmente. E quindi quando indagherà sul suo primo caso scoprirà che c'è una specie di cospirazione che riguarda un'organizzazione misteriosa che sta facendo delle vittime tra i ragazzi universitari della West Coast. E quindi il primo caso, anche poi avrà un risvolto anche molto supereroistico, setting della storia molto buono, cast che si arricchisce di personaggi nuovi, arriva Jessica Jones per un'avventura in due parti, un vero e proprio team up, altra indagine, e alla fine ci troveremo ad avere Occhio di Falco che combatte contro delle versioni di serie B, ma dichiaratamente di Hulk, contro dei draghi, alla ricerca di persone scomparse sostanzialmente. Quindi c'è un piglio molto originale e molto femminile, c'è una sensibilità ben spiccata. La Thompson è molto brava a scrivere questa storia, mi è piaciuta, mi ha divertito, cresce di episodio in episodio, all'inizio non è dei migliori, però cresce. Molto bello il team up con Jessica Jones. Poi abbiamo parlato di autori come, di artisti come David Aja, come Francesco Francavilla, e fortunatamente qui abbiamo Leonardo Romero che illustra i primi 4 episodi e Michael Walsh che illustra gli ultimi 2. Sono 2 disegnatori molto riconoscibili che fanno un'ottima sintesi, hanno un tratto che strizza l'occhio un po' alla pop art, un po' al disegno vintage se vogliamo, con anche un ottimo lavoro dei coloristi, della colorista in questo caso, non lo sapevo, l'ho scoperto adesso, non l'avevo visto, è Jordi Belair, la migliore che ci sia. E quindi dal punto di vista artistico funziona tantissimo, anche qui un po' derivativo dell'Occhio di Falco del primo Marvel Now, ma va bene così. Ci sono soluzioni artistiche trovate anche molto originali, anche qui, che vanno a imitare, però anche qui distaccandosi progressivamente dall'Occhio di Falco pluripremiato e pluriapprezzato, lo amo tantissimo. Quindi è stato un bel ritorno a leggere storie di Occhio di Falco, belle, divertenti, saporite e soprattutto con quel piglio che rende questo personaggio, sia nella sua chiave maschile che femminile, qualcosa di diverso, qualcosa di più umano, in un contesto spesse volte superumano. Ciao Bad Comics!